Oggi vedremo come completare l'ammodernamento del nostro revolver Arminius 38. Abbiamo visto nel video precedente come sia stato possibile con discreta semplicità cambiare la grip da una vecchia grip plastica a questa grip di gomma un po' più moderna per conferire al nostro revolver un aspetto un pochino migliore. Prendiamo questo collimatore laser. Notiamo che se andiamo a tacca di mira a filo del mirino, effettivamente il puntatore laser è sotto, risulta essere sotto al mirino. Invece io vorrei poterlo avere a filo col puntino sopra. Fare questo, vedete, dovrei limare un pezzo della pinna. Questa tacca di mira non è a filo. Col mirino risulta leggermente più bassa, va bene quindi per le brevi distanze o per un tiro senza, diciamo, prendere la mira, ma volendo una distanza un po' più lunga in poligono, bisognerebbe abbassare questo mirino in modo che sia all'altezza esattamente parallela alla tacca di mira. Questo però dispiace un po' perché il mirino che c'è su quest'arma, in effetti. A me piace, è fatto bene e quindi non vorrei rovinarlo. Per fare questo, ho recuperato un'altra tacca di mira da Bonels, come vedete, del Ruger, che è compatibile. Trovate sull'articolo sul blog tutti i dettagli delle misure. È abbastanza compatibile con quella dell'Arminio. Andrò quindi a montare questo mirino e accorciare questo in modo da non rovinare l'originale. Peraltro, questo è anche in alluminio. Per cui è anche più facile da lavorare perché dovremo fare un pochino di limature. Vediamo quindi di andare a rimuovere il mirino già presente sul mio Arminius che vorrei tenermi per non rovinare l'arma che già così risulta molto gradevole alla vista, ma che io voglio comunque aggiustare ancora un pochino. Ho tolto il mirino originale che terrò da parte e vedrò di attaccarci il mio mirino modificato. Lo abbasserò e spero di riuscire a fare un buon lavoro. Prima cosa che notiamo è che il foro del mirino, sebbene sia effettivamente adatto come curvatura, ma non sta in posizione correttamente perché non entra perfettamente nel foro e non riesco ad allinearlo. Dovrò quindi limare via un pezzettino. Come prima cosa abbasseremo leggermente i bordi del nostro mirino, un po' di qua, in modo da permettere di entrare bene nella sede. Quindi adesso abbiamo limato due angolini, andiamo a vedere se si monta meglio ed effettivamente adesso riesce ad arrivare fino in fondo. Se notate, comunque il foro e la vite non sono perfettamente allineati. Dovremo per cui limare ancora un pochino, ma stavolta sul bordo finale. Col fatto che questo mirino è in alluminio rispetto all'originale in acciaio, quindi è anche molto più facile da sistemare. Tanto quello originale era molto bello, mi dispiaceva comunque rovinarlo. In qualsiasi momento potrò rimontarlo per avere un'arma in buone condizioni. Questo è più uno sfizio personale per divertirmi. Limiamo ancora un pochino. Vedete che è stato un pochino accorciato. Proviamo a vedere un pochino come si monta.
entra abbastanza bene e la vite mi sembra anche abbastanza in linea, quindi possiamo fare una prova. Ok, allineare perfettamente la tacca di mira con il mirino in modo da avere il laser a questa altezza, quindi appena sopra la tacca di mira, devo tagliare via tutta questa parte, lasciando di fatto solo questo pezzettino. Adesso andrò con un seghetto a tagliare questa parte e poi rimarrò a dovere per verificare se e fare gli ultimi affinamenti. Dunque, se io volessi avere il bersaglio appena sopra la tacca di mira, dovrei tagliare a questa altezza il mio mirino. Fatto. Adesso con un seghetto, cercando di tenere abbastanza fermo il pezzo, andiamo a rimuovere la parte in eccesso allineata, ma poi la rifiniremo con la lima. Ok. Ok, quindi abbiamo finalmente rimosso il pezzettino di pin in eccesso, l'ulteriore limatina. Quindi abbiamo sistemato, abbiamo accorciato, ma abbiamo visto adesso col puntatore laser che è ancora troppo alta, per cui andiamo ancora un po' con la lima ad abbassare il mirino, in modo che passando il mirino si alzi un pochino il punto rosso del collimatore laser. Ce lo teniamo con una pinza, niente, per avere una presa un po' migliore, altrimenti si potrebbe anche abbassare ovviamente con qualcosa di un po' più comodo che una lima, però io faccio con quello che ho a disposizione in questo momento. Ok. Adesso vedete, ho abbassato la tacca anche di parecchio. Provo a rimetterla sul mio revolver e vedere un attimino che succede. Ok, proviamo su una distanza un po' elevata. Adesso vedete, ok, direi che funziona. Ok, quindi adesso abbiamo sistemato la tacca di mira e puntandola, allineandola in questo modo esattamente a filo, avremo il laser poco sopra, su una distanza di 10-15 metri. Per cui direi che a me va abbastanza bene. Esteticamente non sarà il massimo, vedremo di verniciarla, però direi che è funzionale. Vedremo di mettergli anche un puntino verde proprio qui. Quindi faremo un piccolo forellino per ospitare per ospitare dello smalto che andremo a metterci. Ok, ho segnato il punto che voglio forare. Andremo qua a fare un piccolo forellino. Una cosina minuscola, proprio un segnettino, niente di particolare, per ospitare il nostro smalto. Ok, ecco, vedete, così abbiamo anche un riferimento. Quindi andiamo dentro, dovremmo avere un attacco di mira molto migliore. Ecco qua. Mi piace. Potremmo ad esempio ritoccare con un pennarello indelebile, potremmo usare anche dello smalto, le parti di alluminio che si sono sverniciate. Adesso pigliamo un po' di smalto.
questo bel colore fluo e ci aiutiamo in realtà con uno stuzzicadente per posizionare proprio solo una goccina. Oh, dovrebbe essere venuto abbastanza bene. Lasciamolo asciugare e poi andiamo a montarlo sul revolver per vedere se è venuto bene e se è visibile. Tocchiamo solo ancora un pelino con l'indelebile nero intorno. Va bene. E dovrebbe essere venuto più che discreto. Il nostro mirino è pronto. Come vedete, possiamo quindi rimontarlo sul nostro revolver. Devo mettere anche tanto di vitina. E vediamo come è venuto. Come effettivamente si vede. E direi che non è venuto poi male. Anche sul bersaglio, direi che ingaggia bene. Abbiamo completato il mirino, limandolo ai bordi e accorciandolo un pochino per poter collimare il foro e poter inserire quindi correttamente la vite. Abbiamo eliminato buona parte della pinna del mirino, lasciando solo questo pezzettino in modo che fosse perfettamente allineato con la tacca di mira e in modo tale che una volta collimati con un collimatore laser il bersaglio si trovasse appena sopra al mirino e non venisse coperto o addirittura fosse sottostante. Abbiamo poi fatto un piccolo forellino dentro il mirino in modo da poter inserire anche un puntino di smalto verde fluo in modo da rendere più visibile il nostro organo di mira. E quindi direi che adesso è perfettamente allineato. Ed è correttamente visibile, per cui direi che il lavoro su questo Arminius può considerarsi completato.